Buongiorno a tutti, seduta del 9 marzo 2021, sono le 9:35. Iniziamo la seduta di oggi, vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata e i file saranno inviati al webmaster per la pubblicazione del sito del Comune di Palermo. Invito la signora Bastone a chiamare Presidente Moncada, presente. consigliere Piccola, consigliere Buonpasto, Presente. consigliere Dentici, Presente. consigliere Di Vincenti, Presente. consigliere Lupo, consigliere Ruggero, Presente. Vicepresidente Schiera, presente. Consigliere Sinopoli, presente. Consigliere Tuzzolino, presenti 8, assenti 2. Allora, l'esito dell'appello da 8 presenti, 2 assenti, la seduta è valida. Nomino scrutatori il consigliere Dentici, il consigliere Sinopoli e il consigliere. A buon passo si è scollegato. Consigliere Buonpasto. Ci sono verbali da leggere? Sì, due. Prego. Presidente, mi scusi, ma se mi ero scollegato, mi dica. No, tranquillo. Verbale del 4 marzo 2021. L'anno 2021, il giorno 4 del mese di marzo, si è riunito il Consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica, mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020 e ai sensi delle circolari numero 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali in regione siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del presidente del consiglio comunale di Palermo per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, inoltrato con avviso mail del 22 febbraio 2021 ai sensi delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari. Il luogo della riunione è da intendersi convenzionalmente presso i locali della quarta circoscrizione, siti in viale Regione Siciliana 95. La pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube https://www.youtube.com/user/comune di Palermo 1. Presiede la seduta il presidente della quarta circoscrizione Silvio Moncada, assiste in qualità di segretario il dottor Marco Conigliaro, titolare di PO, coordinatore della quarta circoscrizione, coadiuvato dall'istruttore amministrativo Mario Sapienza. Il segretario, su invito del presidente, procede all'appello nominale, al termine del quale risultano presenti 9 consiglieri, assente 1. Presidente, verificata la presenza del numero legale, alle ore 9:38 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Buccola, Dentici e Buonpasso. Il segretario, su invito del presidente, dà lettura dei verbali delle sedute di consiglio numero 40 del 2 marzo 2021 e numero 41 del 3 marzo 2021. Presidente, aggiornare i consiglieri su una videoconferenza svoltasi ieri tra i presidenti di circoscrizione, l'assessore Malano, il dottore Brucato, la dottoressa Rena, la dottoressa Autore, oltre alcuni tecnici del settore decentramento. Riferisce di ritenere che l'assessore Malano ritenga dover dare corso al nuovo regolamento così come approvato. Interviene il consigliere Tuzzolino, disconnesso per qualche minuto, chiedendo di essere aggiornato, e il presidente ribadisce quanto detto prima: il nuovo regolamento dovrebbe entrare in vigore a fine marzo, ma si attende nei prossimi giorni una nota ufficiale con linee guida da seguire, anche se non sono state apportate le modifiche richieste, oggi c'è un nuovo regolamento e bisogna prenderne atto. Prosegue analizzando i vari passaggi burocratici connessi all'applicazione, comprendente anche la parte finanziaria, spiegando che gli assessori dovranno inserire nel PEG le somme da rendere disponibili per
per i servizi demandati alle circoscrizioni, fornendo così supporti per gli adempimenti operativi. Ha chiesto che il documento abbia un avallo politico. Alle ore 9.58, durante l'intervento, entra il consigliere Di Vincenti. Sinopoli ritiene che nessuna reale apertura sia intervenuta in merito alle criticità paventate dai consigli circoscrizionali. Ci si aspettava che intervenissero almeno dei correttivi riferiti alla modifica richiesta. Presidente, ribadisce che intanto il regolamento approvato è questo e adesso bisogna fare il riferimento per intero. Consigliere Picciolino interviene approfondendo quanto esposto dal collega Sinopoli, deducendone che la politica non ha voluto l'applicazione corretta del decentramento, includendo il commissario che non è intervenuto nell'eventuale modifica di parti del documento, così come era stato richiesto, limitandosi alla sua approvazione, lasciando tutto invariato. Il Presidente chiarisce che il commissario ad acta non era investito dei poteri di modifica del regolamento, ma esclusivamente sostitutivo di approvazione del testo presentato in Consiglio. Pertanto, trascorsi 7 giorni concessi, al commissario non è restato altro potere se non quello di adottare l'atto così come si presentava. Sull'argomento nasce un animato dibattito tra il Presidente e il Consigliere Picciolino, che ritiene che il Commissario non abbia applicato la legge non adottando le modifiche richieste, e il Presidente che ribadisce la mancanza del potere in tal senso. Il Presidente, nel contesto del dibattito, ribadisce l'importanza della manifestazione della consegna simbolica delle chiavi svoltasi a Palazzo delle Aquile, evento ripreso dai mass media e non solo. Conclude nel dover prendere atto della vigenza del nuovo regolamento cui attenersi. Consigliere Ruggero giustifica l'animato dibattito tra il Presidente e il Consigliere Tuzzolino, generato dal malumore di vedere vanificati anni di lavoro e speranze riposte nel nuovo regolamento. Ribadisce la sua indignazione per il comportamento assunto dal Consiglio Comunale nella vicenda. Concorda con il Presidente sulla vigenza del nuovo regolamento, che comunque va applicato in ogni sua parte. Si rende disponibile per eventuali iniziative da intraprendere sul da farsi insieme a tutti i colleghi. Consigliere Di Vincenti condivide il pensiero espresso dal Presidente. Occorre prendere atto del nuovo regolamento e della possibilità che l'amministrazione renda disponibili fondi sui quali poter lavorare pianificando il da farsi. Consigliere Sinopoli concorda con la vigenza del nuovo regolamento, ma si aspettava un maggior supporto dall'assessore Marano nel trovare possibili soluzioni alle parti dell'atto che penalizzano le funzioni primarie dei consigli circoscrizionali. Ciò non è stato, quindi ci si dovrà attenere al documento approvato. Presidente risponde che la volontà dell'assessore era percepibile, ma è prevalsa la volontà del Consiglio Comunale. L'impegno adesso dovrà essere riversato sull'adozione di tutti gli atti propedeutici a quanto previsto dal regolamento approvato. Alle ore 10.46 esce il consigliere Picciolino. Consigliere Bompasso ribadisce la mancanza di volontà del Consiglio Comunale nell'approvare il regolamento, motivando tale scelta nella sottrazione di poteri ai consigli circoscrizionali. Si augura che i media facciano di tutto per informare i cittadini. Ringrazio il Presidente per l'impegno profuso nella vicenda. Il Presidente, in assenza di ulteriore comunicazione, alle ore 10.48 dichiara chiusa la seduta e dà appuntamento a domani alle ore 9.30. Ok, procediamo all'altro. Verbale del 5 marzo. L'anno 2021, il giorno 5 del mese di marzo, si è riunito il Consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marcio 2020 ed ai sensi delle circolari numero 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali, Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, inoltrato con avviso mail del 22 febbraio 2021, ai sensi delle vigenti norme di legge
statutari e regolamentari. Il luogo della riunione è da intendersi convenzionalmente presso i locali della quarta circoscrizione, siti in via della Regione numero 95. La pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube https://www.youtube.com/user/comune di Palermo 1. Presiede la seduta il presidente della quarta circoscrizione Silvio Moncada. Assista in qualità di segretario il dottor Marco Conigliano, titolare di PO, coordinatore della quarta circoscrizione, coadiuvato dall'istruttore amministrativo Mario Sapienza. Il segretario, su invito del presidente, procede all'appello nominale, al termine del quale risultano presenti 7 consiglieri, assenti 3. Presidente, verificata la presenza del numero legale, alle ore 9:38 dichiara aperta la seduta e nomina i scrutatori i consiglieri identici Bonpasso e Spinopoli. Alle ore 9:40 entra il consigliere Buccola. Il presidente, in considerazione che non ci sono verbali delle sedute precedenti pronti, scorre il secondo punto dell'ordine del giorno. Considerato che i consiglieri Lupe e Di Vincenti non sono in aula, salta le mozioni lettera E ed F a loro firma e pone in trattazione la lettera G, l'installazione numero 2 pali dismessi in via Pia La Torre, presentata dal consigliere Bonpasso, protocollo 40 Regit. Il segretario, dopo aver risolto il problema alla connessione, dà lettura della mozione. Alle ore 9:45 entra il consigliere Di Vincenti. Consigliere Bonpasso illustra la mozione, riferisce di una strada densamente abitata con la presenza di diversi residents. Al momento è quasi totalmente sprovvista di illuminazione, situazione per la quale i residenti si sono molto lamentati. Ritiene che la problematica è da ascrivere alla mancata programmazione dell'amministrazione nel ripristinare per tempo i pali dismessi. Consigliere Tucciolini riferisce che era convinto che tale tematica si fosse esaurita, ma a quanto pare si continua. Sosterrà la mozione come ha fatto con le precedenti. Dichiara il suo voto favorevole. Alle ore 9:46 esce il consigliere Tucciolino. Alle ore 9:47 entra il consigliere Lupo. Consigliere Dentici interviene evidenziando che il deficit di illuminazione presente sia nella strada oggetto della mozione che in tutta la città, dichiara il suo voto favorevole. Consigliere Ruggero ringrazia il collega Bonpasso per la presentazione della mozione che si va ad aggiungere alle numerose altre presentate da questo consiglio. Riferisce di conoscere bene i luoghi di che trattasi e dichiara il suo voto favorevole, auspicando che Servizio Infrastruttura e la AMG intervengano quanto prima. Consigliere Lupo ringrazia a sua volta il collega per la presentazione della mozione in esame. È consapevole della situazione critica per quanto attiene l'illuminazione pubblica. Auspica un intervento urgente e il reperimento delle somme correnti per un ammodernamento dell'impianto di illuminazione che porterebbe anche un risparmio energetico e quindi finanziario, non solo per i quartieri VIP, ma in tutta la città. Il presidente risponde che, per quanto di sua conoscenza, non si prevede un'installazione di impianti di nuova generazione. Consigliere Di Vincenti, alle ore 9:52, comunica in chat la sua partecipazione alla seduta, ma con microfono non funzionante. Vicepresidente Schiera evidenzia che si torna a trattare la problematica illuminazione pubblica in via Libero Grassi e via Limitrofe. Presidente puntualizza via Pio La Torre, spiegando che trattasi di strade nuove, molto ampie, condizione che permette alle autovetture di transitare a velocità sostenuta con il rischio di causare incidenti, specialmente nelle ore serali e notturne, a causa della mancanza di illuminazione. Dichiara il suo voto favorevole. Consigliere Sinopoli dichiara il suo voto favorevole. Il presidente interviene a supporto della mozione, riferendo che si tratta di strada molto trafficata e la mancanza di illuminazione crea problemi alla pubblica incolumità. Il presidente, verificati gli scrutatori, sostituisce il consigliere Bonpasso proponente con il consigliere Lupo nelle funzioni di scrutatori
alle ore 10.05 pone in votazione la mozione trattata, il cui esito è il seguente: presente votanti 9, assenti 1, consigliere Tuzzolino, favorevoli 9, astenuti 0, contrari 0. La mozione 2G, installazione di due pali dismessi in via Pia La Torre, presentata dal consigliere Bonpasso, protocollo 40/Regint, è approvata all'unanimità dei presenti. Presidente, passa alle comunicazioni. Consigliere Bonpasso comunica che nella strada che porta da via P3 a Bocca di Falco, ambi i lati e di fronte all'aeroporto di Bocca di Falco, non sono stati eseguiti dei lavori circa 3 mesi fa. Ad oggi non risultano essere stati rimossi i tanti detriti prodotti su tutta la strada. Invierà foto. Presidente, ricorda ai presenti che la sessione dei lavori riprenderà martedì 9 marzo 2021, ore 9.30, in quanto lunedì 8 marzo non è in calendario seduta di consiglio. In assenza di ulteriori comunicazioni, alle ore 10.08 chiude la seduta. Perfetto. Allora, intanto attestiamo la presenza del consigliere Tuzzolino alle ore 9.39. Poi alla stessa ora è uscito dalla videoconferenza il consigliere Ruggero, in quanto colpito da un grave lutto e quindi è dovuto allontanarsi per partecipare al funerale. Facciamo le più sentite condoglianze. Pare che non ci sono altre. Il consigliere Lupo ancora non è arrivato. Allora, consiglieri, io procederei alla discussione sul punto 2 sull'ordine del giorno, mozioni come detto in collegato. La prossima mozione sarebbe quella del consigliere Lupo, ma è assente. Quindi procediamo con la mozione punto F, ripristino parti deteriorate del marciapiede di Largo Vincenzo Vitali, consigliere Di Vincenti. Oggetto, ripristino parti deteriorate del marciapiede di Largo Vincenzo Vitali. Mi sentite? Sì. A seguito di un sopralluogo effettuato dal sottoscritto con alcuni cittadini abitanti in Largo Vincenzo Vitali, si è appurato che alcune parti dei marciapiedi della suddetta via sono deteriorate. Nei marciapiedi della via in oggetto vi transitano numerosi cittadini che si recano presso le diverse attività commerciali di quella zona. Inoltre vi risiedono numerose persone anziane e portatori di handicap che hanno difficoltà a percorrerli date le cattive condizioni in cui versano. A tal fine lo scrivente consigliere circoscrizionale Giuseppe Di Vincenti chiede al Presidente e al Consiglio di approvare la presente mozione, con la quale si chiede agli organi comunali di competenza la possibilità di ripristinare le parti deteriorate dei marciapiedi di Largo Vincenzo Vitali. Ringraziandovi anticipatamente, si porgono distinti saluti. Grazie, signora Bartolo. Signora Di Vincenzo. Allora, signori, buongiorno. Allora, io sono stato chiamato alcuni giorni prima della presentazione della mozione da alcuni cittadini residenti in Largo Vincenzo Vitali. Largo Vincenzo Vitali si trova sempre nel quartiere Montegrappa Santa Rosalia. In quella zona ci sono alcune attività commerciali, perché questa via si trova nei pressi anche di via Gustavo Roccella, via Generale Artale Vito, e ho visto effettivamente che alcune parti di questo marciapiede sono deteriorate. Dico, siccome mi hanno detto che in quella zona ci abbiamo poi diverse persone anziane, hanno problemi anche a percorrere questi marciapiedi. Finora non sono successe cose particolari, però è meglio, dico, come si dice, è meglio prevenire. In quella zona ci sono, c'è anche, diciamo, non proprio vicino, ma nelle vicinanze c'è anche una chiesa, zona via Gustavo Roccella. Perciò dico, sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale, quando ci sarà la ditta che si dovrà occupare dell'appalto di queste
strade marciapiedi, ne prende in considerazione questa via. Dico, perciò chiedo al Consiglio di approvare questa mozione, metterla come tutte le altre in programmazione per la futura ditta che si dovrà occupare di questa manutenzione, con la speranza che venga fatta nel più breve tempo possibile per un problema di incomodità pubblica dei cittadini della zona. Grazie. Grazie consigliere Di Vincenzi. Vediamo se ci sono interventi. Posso, presidente? Sì, consigliere Bonpasso, prego. Sì, intanto ringrazio il consigliere per aver dato alla luce questa problematica e spero tanto che i colleghi approvano subito questa mozione. Conosco la via in oggetto, conosco la problematica e, come noi sappiamo, anche nella nostra circoscrizione, presidente, abbiamo tante vie, abbiamo queste problematiche dei marciapiedi dissestati. Come ben si ricorda, qualche anno fa abbiamo fatto una piccola programmazione che non è andata poi a buon fine, però siamo sempre qua con la speranza di un'amministrazione che si svegli e cominci a fare i lavori per come si deve. Grazie. Grazie consigliere Bonpasso. Presidente, posso? Sì, consigliere Dentici. Sì, allora, presidente, consiglieri, io sono favorevole alla mozione del collega, anche se purtroppo da ormai 9 mesi, anzi sì, 9 mesi è qualcosa, non abbiamo più una partecipata che si occupi del rifacimento appunto delle strade e dei marciapiedi, quindi a mio parere non dovremmo neanche più fare mozioni inerente al rifacimento di marciapiedi o strade, ma soltanto unica, rifacimento di tutti i marciapiedi di Palermo, perché è una realtà abbastanza difficile, perché ormai da anni non era stato effettuato né a livello ordinario, né straordinario, appunto, un tipo di intervento che tutelasse i pedoni, i cittadini. Infatti, il numero maggiore di cause contro il Comune di Palermo di risarcimenti, appunto, è dovuto a questi infortuni. Quindi sono ovviamente concorde e favorevole, nell'attesa che, come si era stato, diciamo, annunciato mesi fa, sarebbero state nominate diverse ditte, una per ogni circoscrizione che avrebbe operato. Queste sono ovviamente tutte favole e favolette che da 8 mesi si è solo parlato senza realizzare nulla. E sono favorevole, ripeto, alla mozione del collega, anche se qui secondo me si rischia, come sempre, che quasi tutte le mozioni possano diventare inerente soprattutto a questa problematica carta straccia, perché, ripeto, non è soltanto porre l'attenzione a una determinata via, ma qua la situazione è molto, molto più grave di quello che possa sembrare, perché appunto va rifatto tutto. E dico ovviamente tutto il manto stradale di un'intera città che da decenni non è stato preso in considerazione. Grazie. Grazie consigliere Dentici. Vediamo se ci sono altri interventi. Sì, presidente, posso? Sì, consigliere Tuzzolini. Sì, presidente, io intervengo ovviamente a sostegno della mozione del consigliere Di Vincenti, che ci chiama una riflessione un po' più profonda, anche l'intervento del consigliere Lentici, che riguarda un po' quelle che sono le prerogative dei consiglieri di circoscrizione, presidente, che assurgono sempre a un ruolo molto delicato, importante, di interfaccia ai problemi della gente. E assumono peraltro anche un connotato di carattere sociale, perché voi sapete più di me quanto la gente ci cerca, perché anche nella semplice richiesta di rifacimento marciapiede legata alla preoccupazione dell'anziano di turno, che è un brutto termine, ma l'anziano che vive nel territorio specifico in cui noi chiediamo l'intervento, ha, come dire, una forma di richiesta di aiuto a vivere una vita un po' più tranquilla, un po' più sicura. Questo aspetto sociale è prerogativa dei consiglieri delle circoscrizioni
che vivono profondamente i problemi del territorio. E poi io, Presidente, approfondisco dentro di me sempre questo ruolo e mi chiedo quanto importante è nello sviluppo dei problemi della città e quanto più importante diventa giorno dopo giorno, ma paradossalmente l'aspetto politico, amministrativo viene contro. Non voglio fare nessuna polemica, sapete a cosa mi riferisco. Resta di fatto che il ruolo del consigliere di circoscrizione è lodevole e direi anche nobile. Perché voi se ci mettete che sì, noi anche noi facciamo politica al nostro livello, se faccio la richiesta di rifacimento di un marciapiede piuttosto che la reimmissione di un palo segato, ovviamente io intervengo per il bene, del mio territorio, ma chiaramente lo faccio in un ambito politico-amministrativo, questo è certo, ma lo faccio anche per uno scopo sociale e questo ruolo nella città, dal punto di vista sia politico che amministrativo, non ce l'ha nessuno. Andava consolidato e andava sostenuto. E noi continueremo, Presidente, per quello che ci compete, nelle nostre competenze, appunto, nel nostro ruolo, di porgere ai vari settori, agli assessorati, ciò che non va, nei territori circoscrizionali. Abbiamo trattato di pali dismessi a Fiume. Ora interveniamo sui marciapiedi. Qua qualcuno dovrebbe dire grazie che vi occupate di queste cose, no che di stracciare le nostre mozioni. Semmai dovrebbero essere messe in prima fila alla luce dei problemi veri della gente, così come il marciapiede, così come la superficie stradale, così come può essere anche la semplice pulizia di un tombino, Presidente. È un intervento nobile, che favorisce il territorio, che favorisce la gente, laddove la gente, quando ha i servizi, Presidente, si sente soddisfatta, non ha più motivo di lamentarsi. Quindi volevo sottolineare, ribadire quanto importante è il ruolo del consigliere di circoscrizione, oggi più che mai, nella nostra società e nella nostra città. Grazie, Presidente. Sì, grazie consigliere Tuzzolino. Non so se ci sono altri interventi. Posso, signor Presidente? Consigliere Lupo, prego. Buongiorno, mi scuso per il ritardo. Niente, a quanto ho capito, non ho capito la via di questo marciapiede dissestato che noi dobbiamo Largo votare. Vincenzo Vitali, Capito. al Va Villa. bene, allora, sì. Allora, signor Presidente, soltanto per una dichiarazione di voto. Io, come sempre, sono favorevole a votare le mozioni dove che i cittadini incorrono in infortuni e via dicendo. Quindi c'è mezza Palermo in queste condizioni. Sappiamo benissimo che la RAP per ora non può intervenire, quindi speriamo al più presto che il Comune bandisca il bando e quindi si inizia di nuovo a lavorare per Palermo. Spero almeno così entro il mese di giugno il comune stili l'appalto così speriamo tanto che iniziamo i lavori. Comunque, signor Presidente, favorevolissimo alla mozione. Sì, grazie consigliere Lupo. Ci sono altri interventi? Posso intervenire, Presidente? Sì, vicepresidente, prego. Innanzitutto buongiorno a tutti. Dico, questa mozione, diciamo, andiamo a trattare uno dei grandi problemi che affligge la nostra circoscrizione. Abbiamo affrontato abbondantemente il problema del ripristino dei pali di illuminazione. Ora andiamo ad affrontare un altro problema che ci portiamo avanti da anni. E quanto pare nel breve periodo non ci sono soluzioni. È il problema dei marciapiedi dissestati. Se facciamo un giro nella nostra circoscrizione, nel nostro comune, vediamo che la maggior parte dei marciapiedi, essendo dei marciapiedi fatti almeno 30-40 anni fa, sono ormai tutti dissestati, tutti o causati dagli alberi o causati dal tempo, perché naturalmente le cose col tempo si deteriorano. Quindi spero che il Comune di Palermo
possa fare una programmazione seria su questo problema in maniera tale che non dico che nell'arco di pochi anni si risolva, ma almeno si cominci a eliminare i problemi più gravi che si trovano. Ci sono interi centinaia di metri di marciapiedi in alcune zone completamente dissestate, dove ci sono attività commerciali, come diceva il consigliere De Vincenti, anche in questa via vitale ci sono anche attività commerciali che possono creare dei problemi sia ai cittadini sia ai commercianti, e poi il comune si vede costretto a soccombere in varie cause che naturalmente intentano le persone nel caso in cui ricevono dei danni dalla caduta o da altro. Quindi si ha un boomerang da questa situazione, perché per non fare dei pochi centinaia di metri di marciapiede che costano magari poche centinaia o poche migliaia di euro, poi si vanno a pagare anche 100.000 euro di risarcimento danni a seconda dei danni che provocano. Naturalmente sono d'accordo all'approvazione della mozione del consigliere Di Vincenti, sperando che appunto non sia solo una semplice mozione che verrà messa di lato assieme agli altri centinaia che abbiamo fatto, ma che possa essere da spunto per la giunta comunale per cominciare ad affrontare almeno il problema per risolverlo nell'arco dei prossimi anni. Grazie. Sì, grazie Vicepresidente. Ci sono altri interventi? Consigliere Sinopoli, consigliere Buccola, volevano intervenire. Posso? Consigliere Sinopoli, prego. Sì, non riuscivo a attivare il microfono. Sì, buongiorno, grazie Presidente per la parola. Diciamo che già è stato detto un po' tutto da quello che i miei colleghi mi hanno anticipato. Dire che la tematica è importante è poco, assieme a tutte le altre problematiche che in questi mesi noi abbiamo trattato con delle mozioni in Consiglio. Io non posso che essere favorevole. Ma come ho sempre detto, per queste situazioni che potrebbero andare a causare dei danni ai cittadini, in questo caso il rifacimento del marciapiede, io non posso che essere, ripeto, favorevole a quello che è l'approvazione, sperando, ma ahimè, la storia la conosciamo tutti, qual è che questa situazione. Ma visto quello che sta succedendo in questo momento a Palermo, Presidente, ma non da adesso, diciamo già da un paio d'anni, perché questa amministrazione, diciamo che è molto dormiente, per non voler dire altri aggettivi, perché se noi andiamo, apro subito una parentesi, ma la chiudo subito, se noi andiamo a vedere quello che succede a Ponte Corleone, quello che succede via Regione Lidl. Quando noi affrontiamo questa tematica che riguarda la manutenzione, diciamo, ahimè, è un tasto dolente come lo sono tutti gli altri tasti che sono illuminazione, insonnellature, allagamenti e quant'altro. Per tornare a quello che è il quesito della mozione, ripeto, sono favorevole a quella che è la sua approvazione. Grazie. Grazie, consigliere Sinopoli. Ci sono altri interventi? Va bene. Allora, signora Bastone, chi sono gli scrutatori? Consigliere Dentici, consigliere Sinopoli, consigliere Bompasso. Perfetto. Allora, possiamo procedere alla votazione della mozione per appello nominale. Presidente Moncada. Favorevole. Consigliere Buccola. Favorevole. Consigliere Bompasso. Favorevole. Consigliere Dentici. Consigliere Di Vincenti, Favorevole. Favorevole. consigliere Lupo, Favorevole. consigliere Ruggero assenta,
Vicepresidente Schiena. Poli. Non sentiamo più la signora Bastone. Signora Bastone? Mario Sapienza, ci sei? Sì, ci sono. La signora Bastone è sopra? No, è a casa. No, è in smart, però comunque risulta collegata qua, quarta circoscrizione. Lo so, ma l'immagine è ferma, quindi sicuramente... Io posso definire la votazione, se vuoi. Casa, aspetta un attimo. Infatti si è scollegata. Si è scollegata per ricollego, si è ricollegata. Senza il microfono non si sente. Senza il microfono. Purtroppo si è scollegato, eravamo arrivati al vicepresidente Schiena. E nel frattempo si era collegato e ora si è scollegato di nuovo. Quindi consigliere Sinopoli? Favorevole. Consigliere Tuzzolino? Favorevole. Vicepresidente? Eccolo. Favorevole. Gioca a nascondino. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 presenti, voti favorevoli 9, assente 1, il consigliere Ruggero. Perfetto, le sigle della votazione, 9 presenti, 1 assente, 9 favorevoli, la mozione è approvata. Allora, consiglieri, passiamo alle comunicazioni. Ho ricevuto una nota da parte del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo in merito alla commemorazione dell'anniversario del Vigile del Fuoco Giuseppe Siciliano, che come ogni anno abbiamo onorato con una manifestazione in via Pagano. Quest'anno, l'anno scorso, diciamo, è saltata per il problema di pandemia. Quest'anno invece il comandante dei Vigili del Fuoco vuole ripristinarla, anche se con le dovute cautele e in ottemperanza alla normativa anti-Covid. Comunque vi leggo l'invito. Commemorazione del 22esimo anniversario della morte del CS Giuseppe Siciliano, medaglia d'argento al valor civile, giovedì 11 marzo 2021, ore 10. L'11 marzo ricorrerà il 22esimo anniversario della morte in servizio del caposquadra Giuseppe Siciliano. Il caposquadra siciliano è stato insignito, come è noto, della medaglia d'argento al valor civile, oltre al riconoscimento di vittima del dovere, a seguito di intervento di soccorso tecnico urgente avvenuto in Palermo in data 11 marzo 1999, nel quale lo stesso perdeva la vita. Come premesso, nel rispetto delle misure di distanziamento fisico determinate dall'epidemia SARS-CoV-19, è intendimento di questo comando procedere alla cerimonia di commemorazione sullo scenario del tragico evento in via Giuseppe Pagano, giovedì 11 marzo, ore 10. Si confida nella gradita partecipazione. Quindi, giovedì, giorno 11, alle ore 9:30 apriremo puntuali e poi, diciamo, chi vuole può partecipare direttamente alla commemorazione e quindi chiuderemo la seduta subito dopo l'appello. Ok, allora vediamo se ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri. Posso, signor consigliere? Consigliere Lupo, prego. Grazie.
Allora, signor Presidente, io ieri sono stato chiamato da alcuni cittadini che percorrono la via Marconi Bobbio-Regione. Sarebbe una traversa della via Francesco Costa e anche della via Altofonte. Questa traversa si trova in via Altofonte all'altezza del civico 95M oppure 95L. Allora, il problema è che c'è un muro di cinta, su muro di cinta è storico, e su muro di cinta già è molto pericolante ed è mezzo abbattuto. I cittadini hanno paura a percorrerlo perché da un momento all'altro può cedere del tutto. Io non so, la invito anche ai consiglieri, se vogliono venire a fare un sopralluogo e se ne rendono conto di presenza in che condizioni è sul muro e il pericolo che può portare ai pedoni, specialmente ai bambini, mamme, che tutte le mattine lo percorrono per accompagnare i bambini a scuola, perché diciamo, nelle vicinanze c'è la scuola elementare Giuseppe Mancini. Quindi io non so quale che sia la prassi, se prima dobbiamo avvisare il comando dei vigili urbani per poter mettere in sicurezza anche questa stradella, fare un sopralluogo anche ai vigili urbani, perché in effetti, come ho notato, anzi manderò delle foto che ho fatto ieri su questa via, così ve ne rendete conto di questo muro di cinta. Quindi, signor Presidente, io non so come dobbiamo iniziare la prassi sia per mettere in sicurezza questa prassi e fare un sopralluogo dei tecnici del comune, di chi è che di pertinenza, perché questo muro, diciamo, confina con dei residence della zona. Quindi non so se si sono appoggiati anche su questo muro di cinta. Quindi io non so se il danno è di pertinenza del comune o della cooperativa che ha costruito. Quindi per questo chiedo anche un sopralluogo. Però la cosa più importante è quello di metterlo in sicurezza. Quindi non so che mi dice in merito, Presidente. Ma non conosco ovviamente la problematica. Da quello che le dice, ritengo che sia un muro di competenza privato, perché diciamo, il comune non è che è diciamo, proprietario dei muri. L'unica cosa che noi possiamo fare è, se lei mi invia una mail con la foto, almeno una foto, col punto preciso, possiamo inviare la nota ai vigili urbani e chiedere, diciamo, di intervenire presso eventualmente i proprietari per diciamo, intimarli a metterlo in sicurezza. Nel caso in cui effettivamente il muro dovesse essere a rischio crollo, dovrebbe essere adottato un provvedimento di inibizione al traffico veicolare e pedonale. Però questo ovviamente sarebbe di pertinenza dei vigili urbani e dell'ufficio traffico. Quindi se mi manda una mail ufficiale con la foto una o più foto del muro di cinta col punto preciso, in modo tale da girare alla Polizia Municipale per portarli a conoscenza del rischio crollo di questo muro. Signor Presidente, scusi, io ho parlato con i condomini e loro dicono che non è di loro pertinenza perché questo muro è un muro di cinta storico e specialmente che la strada è pubblica, per loro è di competenza del Comune di Palermo. Comunque, io direi, signor Presidente, dopo non so se lei ne sa più di me. Se è il caso di mandare anche un'email ai Vigili del Fuoco di Palermo, una volta che è un pericolo su
questo muro, che non so fino a quanto i vigili urbani possano fare qualcosa. Io penso che anche un sopralluogo dei vigili del fuoco, penso che sia anche di loro competenza. Ma ripeto, noi non abbiamo competenza sui vigili del fuoco, quindi io posso prendere la foto e la mail e inviarla alla polizia municipale, poi saranno loro a prendere i provvedimenti. Va bene, ora le mando le foto e la mail. Va bene. Presidente Pozzo? Sì, consigliere Tuzzo. Allora, Presidente, cortesemente dovremmo cercare di comunicare con la MG per quanto riguarda via Porrazzi. Mi segnalano che ci sono delle lampade illuminate, non so se è relativo a un guasto o è relativo al cambiamento di lampadine. Se possiamo fare una richiesta, magari noi gli diciamo che la strada è spenta, saranno poi loro a capire cosa c'è da fare su via Porrazzi, che solitamente non è una via in cui si verificano questi disservizi. Mi è sembrato strano pure a me, però stavolta è così. Quindi se possiamo fare una richiesta presso la MG. E poi un'altra cosa, Presidente, che è noiosissima quanto complessa, riguarda la situazione sul viale Maria Santissima Mediatrice, relativo alla potatura degli alberi e anche all'illuminazione della parte alta, diciamo, dalla chiesa verso il viale della Regione Siciliana. Lei sa meglio di me che gli alberi di via Mediatrice hanno una possibilità di potatura limitata nel tempo, che è quello prima della fioritura, che è questo periodo. Passato questo periodo, noi non c'è in realtà più nessuna possibilità di potarla, e si rinvia almeno di un anno. Siccome noi già abbiamo rinviato da 3 o 4 volte, significa che sono passati 3 o 4 anni. Ieri sera, Presidente, sono stato avvicinato da alcuni cittadini, i quali sono arrabbiati, diciamo così, per comprenderci, perché tutto questo non avviene, ma soprattutto perché impediscono l'illuminazione della strada. Tenuto conto che l'AMG qualche volta che è venuto non è potuto intervenire proprio perché per la grandezza degli alberi stessi. Quindi le due cose sono, come dire, collegate sia l'uno con l'altro. Ora io dico una cosa, gli alberi sono, proprio a guardarli sono bellissimi, io proprio non li toccherei. Quelli di passaggio Ginovasinuzzi. No, mentre parlavo è passata una persona che mi sentiva parlare, giustamente. Comunque, gli alberi sono stupendi, soprattutto quando c'è la fioritura, è una cosa bellissima il viale con questi fiori color glicine, ma purtroppo creano un disservizio che è quello della luce, per cui per conto mio io li lascerei sempre così. Però dobbiamo intervenire, Presidente, siccome sappiamo quanto è complicata la storia e come siamo combinati a livello di potature, io lo immagino che avremo dei problemi, però dobbiamo cercare di dare anche risposte alle persone che hanno aspettato 3 anni, per esempio, così come aspettiamo da 3 anni di potare il passaggio Gino Mariuzzi. Ma il problema è la potatura, lei lo sa meglio di me, a Villa Tosca è continuo, considerando che ci sono migliaia di alberi. Se cortesemente, Presidente, possiamo sostenere queste mie proposte e sollecitare, fare delle richieste e capire che risposte possiamo avere. Grazie. Sì, adesso faccio una mail sia a MG che a Villa Giardini per capire un attimo se possono intervenire sia a ripristinare le lampade che non funzionano, sia a programmare la potatura degli alberi. Anche se sappiamo come funziona la potatura, che diciamo non ci sono quasi speranze, perché c'è una situazione veramente deficitaria. Però a questo proposito, consigliere Sinopoli e anche qualcun altro di voi ha sollecitato un incontro con la nuova dirigente,
del settore, quindi vedremo un attimino nei prossimi giorni di calendarizzare questa videoconferenza, così vediamo un po' se riusciamo quantomeno ad avere un quadro chiaro della situazione per poter, diciamo, migliorare gli aspetti della potatura, in particolare il quartiere Villa Tasca, che ci interessano particolarmente, ma anche alcune zone del villaggio Santa Rosalia, Pedasi, Largo Vincenzo Pandolfo, sono in una situazione assolutamente drammatica. Largo Pandolfo, diciamo, è impressionante. Andarci la sera, diciamo, ci vogliono le torce, perché i rami degli alberi e le fronde hanno coperto completamente i pali dell'illuminazione. Tra l'altro è una strada, diciamo, abbastanza, diciamo, interna, molto sconnessa, quindi è molto pericoloso transitare nelle ore notturne. Stessa cosa riguarda il quartiere Villa Tasca, nella zona sì di via Mediatrice, ma anche di via Tibi, via Floridia, e adesso anche via Moulet e via Passaggio Marinuzzi. Palmerina e Passaggio Marinuzzi, che, diciamo, sono state fatte anche degli interventi, tra virgolette, recenti, ma ovviamente hanno una crescita esponenziale, quindi ci vorrebbe una cura costante per poter mantenere, diciamo, una situazione un po', diciamo, tollerante. Posso, Presidente? Consigliere Sinopoli. Sì, solo per... volevo aggiungere, se mi permette, una cosa, Presidente. Sono d'accordissimo sul discorso che, diciamo, che è un po' tutta la circoscrizione che ha questi gravi problemi, ma sperando che questo incontro si faccia il più breve tempo possibile, perché proprio sulla via che lei citava, Largo Pandolfi, io un anno e mezzo fa, ma questo glielo darò anche al dirigente, ho presentato documentazione di un signore che ha delle problematiche di salute, dove l'autoambulanza non riesce a entrare perché praticamente si romperebbe tutto, perché i rami quasi toccano quasi terra, addirittura non si riesce a passare neanche un motorino, il conducente si deve abbassare perché rischia di farsi male. Quindi è veramente vergognoso, è drastico la cosa, anche perché, come ci siamo sempre detti tutti, la potatura degli alberi comporta non solo un problema di visibilità, non solo un problema di illuminazione, ma anche un problema che rischia che causa allagamenti, perché come tutti sappiamo, il fogliame cade a terra, va a intasare le caditoie e poi si crea un altro tipo di emergenza, che è quello degli allagamenti. Quindi, Presidente, accolgo il buon auspicio il fatto che lei contatterà il dirigente e quanto prima, ma quantomeno per sentire dire cosa ne pensa, qual è la prospettiva, se ci sono, almeno ci mettiamo in coinquadratura e diciamo ai cittadini: questa amministrazione non lo può fare, perché a me risulta che ci sono 8 potatori in tutta la città, Presidente. 8 potatori, ma stiamo scherzando? Cioè, se noi andiamo in via delle scienze dal mese di settembre, e ora appena a fine anno devono ricominciare perché la parte bassa sta rifiorendo di nuovo. Semplicemente vergognoso. Ho finito, Presidente. Va bene. Ci sono altre comunicazioni? Signor Presidente, posso? Allora, signori, dice, c'è stata un'ennesima vergogna della giunta Orlando. Dico, è stato confermato l'aumento della Tari di 23,8 milioni di euro di rincaro, spalmati su 3 anni. Ci saranno aumenti medi l'anno di circa 30 euro a contribuente. Tutto ciò a fronte di una carenza organizzativa che c'è dei servizi. E con la stessa vasca, come tutti leggiamo, che c'è un'autonomia di altri 3-4 mesi, decorsi i quali il Comune dovrà portare la spazzatura fuori dalla Sicilia, sicuramente con ulteriori rincari delle tasse. Inoltre, con il problema della pandemia, diversi cittadini hanno problemi a pagare l'attuale Tari, poiché hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione, quindi è assurdo, secondo me, questo aumento. Io credo che, dico, se è possibile, noi come quarta circoscrizione, se possiamo redigere un documento
di protesta e mandarlo al sindaco, perché secondo me è assurdo questo aumento della tariffa, proprio specialmente in questo momento e specialmente dove i servizi a Palermo sono veramente pessimi. Io, consigliere Di Vincenti, sono assolutamente d'accordo, però aspetterei un provvedimento, perché diciamo sono tutte indiscrezioni, ma credo che l'aumento della tariffa comunque spetti al Consiglio Comunale, quindi non credo che ci sia ancora una determinazione dirigenziale o una delibera di giunta, e comunque diciamo ovviamente si aprirà la discussione, quindi aspettiamo diciamo che ci siano degli atti concreti per poi poter ragionare su quello, al di là delle indiscrezioni dei giornali, che ovviamente diciamo poi possono rivelarsi anche non veritiere. Va bene, allora se non ci sono altri interventi, io chiuderei i lavori, vi do appuntamento a domani mattina alle ore 9:30 con la prossima seduta. Buona giornata a tutti. Arrivederci. Buona giornata.